Ciao, in questa lezione parleremo dei rimbalzi. Andremo a conoscere tre sistemi diversi per poterli controllare utilizzando i polsi, utilizzando le dita e utilizzando la mano nella posizione intermedia, quindi tra polso e dita. Iniziamo dai polsi: per controllare al meglio i rimbalzi, vi sono a mio avviso due accorgimenti molto importanti ai quali prestare attenzione. Il primo riguarda la posizione del fulcro, quindi consiglio di non spostare il fulcro troppo indietro perché in questa posizione per esempio la bacchetta non potrà rimbalzare. Stessa cosa se dovessimo portare il fulcro troppo in avanti, quindi dovremo trovare una posizione intermedia nella quale la bacchetta potrà Rimbalzare in modo naturale senza forzature. Ok? Il secondo accorgimento riguarda la posizione della bacchetta rispetto al nostro palmo della mano. Se noi dovessimo portare la bacchetta qui in centro, durante il movimento, la bacchetta verrà naturalmente fermata dalla nostra mano. Consiglio quindi di spostare la parte finale della bacchetta più verso l'esterno. In questa posizione la bacchetta sarà libera di dondolare. Ok? Andiamo a vedere il primo step. Consiglio di partire con questo esercizio. Partiamo con la bacchetta verticale, la lasciamo cadere facendola rimbalzare in modo naturale. Quindi senza forzature. Terremo le nostre dita sempre a contatto con la bacchetta. In questo modo. Riproviamo, riportiamo in posizione. Consiglio di farlo molte volte. Lo step successivo sarà quello di accettare il primo rimbalzo e fare in modo che la nostra bacchetta ritorni nella posizione di partenza. Anche qui senza forzature, quindi dovrà essere il rimbalzo che spingerà in alto la nostra bacchetta. Anche qui le dita saranno sempre a contatto con la bacchetta, in questo modo. Riproviamo ancora. Anche qui possiamo fare dei rimbalzi contandoli, per esempio partendo da 1, un colpo, due colpi, tre colpi quattro colpi eccetera fino ad arrivare ad avere un ciclo continuo quindi dovremo fare una sorta di palleggio in questo modo Consiglio di farlo molte volte perché i nostri polsi, i nostri muscoli, i nostri tendini avranno bisogno di memorizzare tutti i movimenti. Stessa cosa con la sinistra. Quindi partiremo con la bacchetta verticale, la lasceremo rimbalzare un po' di volte. Dopodiché partiremo con un rimbalzo. Due. Tre. Quattro. Eccetera, movimento continuo. Ok, volendo, possiamo mettere insieme destra e sinistra facendo questo esercizio: quattro colpi di destra e quattro di sinistra, lentamente. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Per controllare al meglio i rimbalzi con le dita consiglio di utilizzare l'impugnatura francese, quindi pollice verso l'alto. Le dita sempre a contatto con la bacchetta, anche qui sarà molto importante la posizione del fulcro, quindi non troppo indietro e non troppo avanti. L'esercizio che consiglio è questo: portiamo la bacchetta in posizione verticale, la lasceremo cadere sul pad facendole fare dei rimbalzi naturali senza forzarla, in questo modo. Proviamo ancora una volta. Consiglio di farlo molte volte assicurandosi sempre che le dita siano veramente in contatto con la bacchetta. Successivamente proveremo a fare un colpo, accettare il rimbalzo che ci riporterà la bacchetta nella posizione di partenza. In questo modo. Proviamo ancora. Proviamo ora a fare due colpi, tre colpi, quattro colpi. Ora proveremo a fare un movimento continuo, quindi senza interromperlo. Un altro aspetto molto importante da prendere in considerazione riguarda la posizione del gomito consiglio di non stare molto vicini al corpo ma di lasciare sempre un po' d'aria questo ci permetterà di avere molto più relax durante l'esecuzione proviamo ora ad aumentare un pochino la velocità aumentando la velocità la bacchetta si porterà più vicina alla superficie Arrivati ad una buona velocità, consiglio di ritornare, quindi di rallentare gradatamente fino a ritornare nella posizione di partenza, in questo modo. Ok, la stessa cosa. Andrà ripetuta con la mano sinistra, quindi stesso identico processo. Consiglio poi di fare degli esercizi mischiando le due mani, per esempio quattro colpi di destra e quattro di sinistra, in questo modo. Naturalmente si può aumentare velocità proviamo ancora un po ok andiamo a vedere ora la posizione che io chiamo ibrida precedentemente abbiamo visto come controllare i rimbalzi utilizzando i polsi e le dita. Vedremo ora come passare da una posizione all'altra. Questo avverrà quando i nostri polsi non saranno più in grado di sostenere una certa velocità e quindi saranno costretti a chiedere aiuto alle dita. Per intenderci dovremo imparare a passare da questa posizione a questa. L'esercizio che consiglio è basato su dei sedicesimi. Proveremo a suonare una misura utilizzando i polsi ed una misura utilizzando le dita. Partiamo a 60 bpm. 1, 2, 3, 4. Polso. Dita. Polso. Dita. Polso. Dita. Polso. Dita. Proviamo ora a 70 bpm. 1, 2, 3, 4. Polso. Dita. Pulso. Dita. Pulso. Dita. Pulso. Dita. Naturalmente la stessa cosa la dovremo fare anche con la mano sinistra. Consiglio di partire molto lentamente aumentando gradatamente la velocità. Concludo questa lezione consigliandoti un esercizio che potrai anche trovare nel mio metodo che si chiama la tecnica del tamburo. Troverai il link sotto in descrizione. È basato su dei sedicesimi. 4 colpi di destra, 4 di sinistra, 8 e 8, 12 e 12, 16 e 16. Ogni combinazione andrebbe suonata almeno 4 volte. Ora prenderemo in considerazione solo l'ultimo schema, quindi 16 di destra e 16 di sinistra e proveremo a suonarlo a diverse velocità. Iniziamo da 60 bpm. One, two, three, four, one, two, three,

Ottanta bpm. One, two, three, four. One. Two. Andiamo a vedere ora cosa succede a 95 bpm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Concludo questa lezione ricordandoti che nessun tutorial potrà mai sostituire il tuo insegnante. Ci vediamo alla prossima e parleremo del rullo a colpi singoli. A presto, ciao!